Allora, prima che inizia Nico Basket Orzanente, Ponte Buggianese e Basket Ponzano, attualmente vincono le venete di 1-39-38. Siamo qui con Andrea Franchini per parlare di come vede questa partita, il pronostico su questa e sulla sua, perché Andrea Franchini è il coach di San Giovanni Valdarno. Allora, per la partita attuale c'è stato molto equilibrio, e c'è un'assenza importante da ambedue lati, manca Innocenti a Lanico e manca Vianna a Ponzano, quindi diciamo che le squadre sono un attimo rimaneggiate. Partito meglio Ponzano, tirando molto, secondi tiri, terzi tiri, con, meno male per Nicola, la percentuale è stata bassa. E io sono convinto alla fine Nico vinca la partita, però è piuttosto dura perché Ponzano è molto coriaceo. Ed è la partita di domani, Bologna-San Giovanni Valdarno? La partita di domani vediamo di fare il meglio che si può fare, perché Bologna è una squadra che gioca insieme da tanto, è molto attrezzata, c'ha giocatrice importante. Noi siamo una squadra che ha subito dei cambiamenti notevole durante l'anno, ci siamo ricompattati, c'è stato il mio ingresso in panchina al posto di William Orlando e quindi si è dovuto un attimino riprendere il bando della matassa, però stiamo andando discretamente, vediamo se domani riusciamo a fare una buona partita, ma sarà durissimo. D'accordo, grazie, bocca al lupo. Iniziare il terzo tempo, 38 Nico Basket, 39 Ponzano, ancora 20 minuti per conoscere chi sarà proprietario di gara 1. Ricordiamo che nei playout come questo si gioca al meglio delle tre partite. Non va l'appoggio di Giglio Toss, quindi Ponzano ritorna da quest'altra parte. Zecchini, Coser. Ancora l'attacco di Ponzano, lascia passare Tomasovic, la giocatrice sulla linea di fondo, quindi il primo canestro è Veneto. Nessuno rimbalzo, Zecchini tira giù il pallone, sicuramente molto reattive le venete, dopo il tiro vanno in due o tre a cercare di recuperare il rimbalzo sia in difesa che soprattutto in attacco, e questo gli ha permesso di tirare molte volte. Finiscono i 24 secondi e quindi può Nico Basket tornare in attacco. Nel frattempo sugli altri campi, oggi in A2 per il playout, Roma Elite batte San Martino di Luperi 55-51. Ancora per i playout non è finita, siamo solo a metà gara, ma è più 13 per Albino su Roma Atena, e poi Marghera Savona finita 84-40, Ciabattoni da 3, 38-44, nei playoff Campobasso passa capovolgendo il risultato dell'andata, vinto 78-45, Bona sul rimbalzo, Lazzaro poi commette il fallo. Alpo fa fuori Udine, ancora siamo a 58-49, ma già Alpo c'ha un più 11, mancano solo 7 minuti al termine e poi
Costa Masnaga sta vincendo di 3 su Milano, 38-35, ma ha già vinto gara 1, la stessa cosa, pareggio tra Crema e Vicenza, ma Crema ha vinto gara 1. Quindi questa è la situazione, intanto qui c'è il primo time out. È più 6 la formazione ospite, che se non vado errato dovrebbe essere anche il massimo vantaggio tra le due formazioni. Prendono coraggio la ventina di tifosi veneti venuti qua col Puma insieme alla squadra. Rimessa per Ponzano, quindi che può arrotondare questo più 6 esterno. Colombo, Zecchini sbaglia l'appoggio sotto, lei che è nata guardia play e adesso si inventa per necessità un ruolo di post. Ora che viene raddoppiata immediatamente e quindi probabilmente è volata via una lente. Entra Tomasovic per Bona, che dovrebbe avere un problema all'occhio, quindi è una lente, infatti va nello spogliatoio. Secondo me si è rotto! ...38-44... Che ha? Per quale motivo? Che ragione? L'avevo detto, era rotto! 7:20 sul cronometro, intanto è finito il... Eh sì, può ripartire. Buona fuori per piccolo infortunio, adesso c'è Ciabattoni. Colombo rimedia il fallo di Luciani. In lunetta Colombo. Buono il primo. Buono anche il secondo. Colombo a classe 98. Esile e minuta, ma decisiva quando c'è da muovere le mani. Questa è Nerini. Giglio Toss fa l'appoggio e poi c'è la fine dei 24 secondi. ...38-46... 6:30 prima dell'ultimo riposo. Zecchini, Coser, poi perde palla Gobbo, Giglio Toss, c'è il blocco di movimento di Tomasovic. Difficile per Nico Basket, momento difficile anche per tutta la partita perché non decolla in velocità, molto frammentata, sicuramente meglio il secondo tempo.
Colombo. Coser prova a forzare l'entrata, Coser. Poi la palla la recupera Giglio Toss, Luciani in contropiede, poi si perde la palla. Però Ciabattoni si mette in mezzo, c'è. Chetati! Hai rotto il cazzo! Chetati! E pazienza! Bene, speriamo lo senta anche lui. Come poteva essere di quella? Come poteva essere lui? Giglio Toss sbaglia il libero del tecnico alla panchina del Ponzano. Ora Giglio Toss perde il pallone in entrata, palle del Ponzano che ragiona meglio in questo terzo tempo. Gobbo facendo cose semplici, arriva al più 10 esterno. Luciani da 3, palla che non va. Zecchini, Colombo. Buona la difesa di Nerini. Ancora Luciani. Tomasovic. Palla ancora per Nico Basket, ma Nerini in entrata, l'appoggio verso Giari, ancora Luciani e Giari che poi rimane bruciata con la palla in mano. Sette punti di Giglio Toss, 6 di Luciani, 0 per Tomasovic. Entra ancora da 3, Zecchini allarga la forbice, 51-38 esterno per Ponzano che vola via facendo cose semplici. Cioè, Nerini. Colombo non va al tiro, prima c'era anche proprio infrazione di doppia di Nerini prima del canestro. Nerini non va. Ciabattoni. Per finire il terzo quarto, Coser, Gobbo, poi c'è il fallo. Il fallo era di Mariotti. Gobbo e Lunetta per Ponzano, 51-40 esterno per le Venete, realizza il primo. Ora anche il secondo, più 12 Ponzano Venete.
passi. Il canestro non valido, si rimane sul 40-53. Ciabattoni, Colombo, Gobbo, rimbalzi di Mariotti, Luciani, Coser, Ciabattoni, Zecchini, ancora Ciabattoni che prova lei da tre, che sembra aver finito la benzina, non coglie neanche il ferro. Giari e Nerini si scambiano il pallone, viene portata avanti nella metà campo avversaria la palla, ancora Giari, scambio per Luciani, palla a terra per Bona che non riesce a controllarla, adesso subito Ponzano dall'altra parte, Coser, palla dentro per Ciabattoni, poi Gobbo, canestro buono e un fallo. Piano piano sono diventati 15 punti per Ponzano. Gobbo realizza anche il libero supplementare, 56-40. Rimbalzo alla meglio, Coser, questo è Ciabattoni, Zecchini, Coser, ancora Ciabattoni che viene triplicata, la palla arriva a Gobbo che ripete la palla da terra e poi segna due punti per il più 18. C'è due punti solo segnati dal Nico Basket in questo terzo quarto di gioco contro i 19 della formazione del Ponzano Basket. Luciani non va al tiro da tre, Colombo e Zecchini tirano via il pallone dalla zona veneta. Adesso siamo in fase di attacco per Ponzano. Bona capisce tutto e va in contropiede 1 contro 0. 42-58. Gobbo, otto secondi e otto decimi prima dell'ultimo rimbalzo, Perini, solo rimessa e niente fallo, quindi due decimi prima di chiudere questa partita al terzo quarto.
finisce così, 42-58. Siamo negli ultimi 10 minuti, più 16 Ponzano, 58-42 il punteggio, ovviamente esterno per la squadra veneta in maglia verde. Zecchini riprova la bomba, palla che non va. Ma come vedete a rimbalzo, sempre le mani delle ragazze venete a recuperare il pallone. Adesso è il possesso alternato della Freccia che rifà giocare in attacco la squadra di casa, ma sempre a meno due tiri per ogni tiro effettuato per la squadra ospite, quindi tante possibilità, anche tanti errori, è vero, però alla fine 58 punti segnati. Lazzaro, due punti per lei all'arrembaggio, più 14 Zecchini di forza, Giulia Zecchini. Ciabattoni senza palla fa il fallo. Lazzaro la rimessa, Giglio Toss, dato via al primo minuto, sono rimasti 16 punti di vantaggio, ricordiamo questo è un play out, c'è un fallo di Koser. Quindi rimessa ancora in attacco per Nico Basket. Giglio Toss, Lazzaro a canestro, 46-60. Ciabattoni in slalom, in show, poi sbaglia l'appoggio su al tabellone, quindi c'è solo il fallo e non il gioco da tre punti. Non va neanche il libero. 8:36 sul cronometro, rimane più 14 la squadra del Ponzano, diventano 15 adesso. Giari, scarico per Luciani, piazzata per la bomba, ma senza neanche equilibrio. Zecchini sul rimbalzo e Lazzaro a recuperare il pallone, questo è Giari. Buona, non fischiano nulla e quindi si prosegue. Koser, ancora un secondo gioco in attacco consecutivo Ponzano. Koser, Gobbi, fallaccio su di lei di Bona. Time out. Thank you.
tutti per rientrare in campo. Abbiamo visto che tutta la panchina veneta si è alzata per incitare le 5 che stanno a giocare. Ci saranno, sarà Gobbi, Gobbo in lunetta col numero 11. Non buono il primo. Buono il secondo. Siamo tornati al più 16 esterno. 6-2-4-6. Lazzaro non va il primo, non va il secondo. Ciabattoni, Gobbo e Coser. Prova lo scatto dentro Colombo, poi si ferma. Ancora Gobbo, Ciabattoni, riceve adesso Zecchini, subisce il fallo. Inutile perché era già, aveva già tirato. Il fallo è di Lazzaro. Sono tre tiri liberi per Zecchini. I primi due, ma i tiri erano tre, quindi dentro anche il terzo libero per Zecchini. 6-5-4-6, 19 i punti di distacco tra le due formazioni. Tomasovic si perde palla nel giro e palleggio. Ciabattoni ancora gioca due con Coser, poi Ciabattoni rimanda indietro a lei. Gobbo, intervento di Lazzaro a 4 secondi dal possesso palla. Ciabattoni, il rimbalzo è per Nico Basket, 6-20 però sul cronometro. Ovviamente adesso Ponzano giocherà rallentando, in quanto non conta qua la differenza canestro, conta la vittoria. Vedete come girano bene il pallone all'esterno e poi si buttano dentro. Tanto siamo scesi sotto i 6 minuti. 6-5-4-6. Assegno Giari. Il fallo di Giari, secondo l'arbitro, il signor Colombo. Time out. Thank you.
parte 6-5-4-8 esterno su Ponzano Veneto. Zecchini, Colombo prova la percussione, la trova, non trova il canestro. Poi c'è Nerini che recupera il pallone. Questo è Lazzaro. Ancora un tiro da fuori senza prenderci. 4:50. Ponzano già qualche minuto che gioca al limite dei 24. Adesso Ciabattoni fermata per un fallo di sfondamento in attacco e ancora va a chiedere. Buona. Ciabattoni dopo una lotta sotto canestro guardata senza intervenire dagli arbitri va a realizzare il 66esimo punto. Buona si libera, poi l'errore ancora Ciabattoni verso Zecchini che è la vera anima di questa squadra, Giulia Zecchini. Gobbo, Colombo, sono arrivati a 19 i punti di distacco, mentre sul cronometro ce ne sono solo 3 e mezzo di minuti da giocare. Nerini non va il suo tiro. Poi c'è il fallo della stessa Nerini su Coser. Brotto per Ciabattoni. Coser. Buono il primo libero. Buona. Fallo di Zecchini. Basket che prova a sfondare la difesa avversaria, ma adesso c'è un intervento e una palla che non entra di Giglio Tosse, ma c'era comunque l'infrazione di passi. 2:54, 21 i punti di distacco tra le due formazioni. Buono il primo per Zecchini. Buono anche il secondo. 73-50, ormai è andata gara 1 del Ponzano. Ricordiamo che nei play-out non vale la differenza canestri, che si giocheranno 3 partite. Ora giovedì
mercoledì si gioca a Ponzano e poi l'eventuale sabato prossimo gara 3, sempre che Nico Basket riesca ad azzerare il gap dimostrato in questa gara. Koser. Morta. Nerini, Lazzaro. Giglio Toss. Ancora Lazzaro. Giglio Toss, ma nessuno tira. Entra Ciferini. Ciferini. Zecchin, buono da tre. Buona. Allora, ecco, gli ultimi 30 secondi. Lazzaro, buona, Giglio Toss, buona. E poi va in entrata e rimedia il fallo. Ora però la polemica dell'antisportivo. No, fallo ragione. Vannucci. Grazie, sì. 76-52. Fallo ragionare, è tante ore. E 5 minuti sto qua, già vada ma guastato. Sono 24 i punti di distacco. Vannucci in lunetta. Non va il primo. Non male. Buono il secondo. Siamo ai titoli di coda 53-76. Partita che nel terzo quarto ha retto due tempi di Nico Basket, poi nel terzo periodo solo 4 punti segnati. È cagata roba da uno. E manco la data. Dai, Lili, dai! Questa per provata una comitata, ha fatto una schifezza. Possesso alternato dalla palla al Ponzano, siamo a 6 primi, 6 secondi e 4 decimi sul cronometro. Brotti prova ancora un tiro, palla che non va, 1 e 1 secondo e 3 decimi. Ciao Bimbi! Termina qui 7-6-5-3, appuntamento tra queste due squadre per gara 2 playout mercoledì 8 a Ponzano Veneto. Bentrovati con il basket femminile playout gara 1 da Ponte Buggianese, dove la squadra di casa, la Nicorente, affronta
affronta il basket ponzano, maglia verde per le ospiti, la solita casacca rosa per la formazione di casa. E adesso andiamo a capire intanto gli arbitri, che sono la signora Mura e il signor Colombo. Rimbalzo premia la squadra ospite, che manovra con Ciabattoni, che è il numero 6. Manca Vian della squadra del Ponzano, è presente ma sarà solo in panchina. Innocenti sono due grandi assenze di questa gara. Ponzano che è arrivato terzultimo del suo girone. Questo è Brotto, il capitano, che va a segno subito. 0-2. Nerini, Tomasovic, Lazzaro. Prova lei il tiro in arresto, ma non va. Brotto ancora al rimbalzo. Panchine un po' corte di qua e di là, poi vedremo come se la sbroglieranno i due coach. Presenti una decina di rumorosi tifosi veneti, e dall'altra parte ovviamente il solito pubblico. Palla lunga per Bona che la mantiene in campo, poi ancora Giglio Toss. Lo scambio a due con Tomasovic, pareggio 2-2. Ancora Brotto, infrazione di passi. Nerini. Lazzaro. Ha fischiato un fallo, credo, in attacco a Bona. Quindi sul due pari cambio di palla a favore delle venete. Monzecchini. Ecco Ciabattoni da tre, palla che non va, il primo tiro suo. Brotto al rimbalzo che lotta, la recupera il Nico Basket, Giglio Toss. In entrata, palla sbatte sul doppio ferro e va fuori. Ciabattoni al passaggio per Colombo. 4-2 esterno. Ancora Lazzaro, Bona, marcata dal capitano avversario, la numero 30, Brotto, che commette fallo. Rimessa per Nico Basket. Perde palla Bona, adesso è Ciabattoni. Passaggio dall'altra parte per un'altra tripla che però non va, tra di Zecchini. Ancora Bona, sbaglia pure lei da sotto, hanno la meglio le difese in questo frangente. Brotto serve bene, un assist, un bel pallone alla sua compagna di squadra. Gobbo va a realizzare, 2-6 esterno. Giglio Toss sbaglia l'appoggio, però il rimbalzo di Lazzaro per Bona va a realizzare. 4-6. Palla dubbia assegnata a Ponzano. Zecchin.
rotto nell'angolo per Ciabattoni, tutta dentro. Giglio Toss, 4-9 il punteggio. Tomasovic, qui c'è il fallo di Gobbo. Vediamo che nel playout sempre di questa serie, di questo gruppo, ha vinto a Roma l'Elite per 55-51 sul San Martino di Luparia. Queste sono le quattro squadre da cui uscirà una delle quattro che retrocederà dopo le sfide incrociate. Un bel passaggio verso Tomasovic, recupera una facile palla il Ponzano che è avanti 4-9, adesso c'è Zecchin libera per la bomba. 12-4, 5-38 sul cronometro. Lazzaro, Gobbo sbaglia, poi c'è il rimbalzo di Tomasovic, Giglio Toss, Lazzaro, Tomasovic, poi Nerini, piazzata per la bomba. ...8-12 il punteggio, era da due però. Gobbo, Brotto, ancora Brotto, butta dentro, 8-14... 4-36... Buona, 10-14, 4-17 al primo intervallo. Zecchini, una bomba per lei fino adesso. Gobbo che va in entrata, in slalom buca la difesa toscana. Ancora buona che non va Tomasovic, ancora Tomasovic, due errori, poi è Giglio Toss che sbaglia, poi il rimbalzo è per la squadra veneta con Ciabattoni, l'italo venezuelana, e poi c'è il fallo. Entra Luciani, esce Tomasovic, è il primo e unico vero cambio, diciamo, tra coloro che hanno giocato maggior minutaggio nella stagione regolare. Ancora Ciabattoni, ...10-19 il massimo distacco. Su Bona c'è il fallo di Brotto. Penso. Secondo fallo per Brotto, che intanto è uscita la rimessa. E per Nico Basket, Giglio Toss finta il passaggio e poi buca lei la retina avversaria. 12-19, ricordiamo che nella stagione regolare Ponzano Veneto, per un gioco di scontri diretti all'ultimo momento, è arrivato ancora Ciabattoni, che però recupera il rimbalzo, ritira, però risbaglia, ma ancora rimbalzo per la squadra ospite, e poi
palla presa fuori. Diciamo che Ponzano Veneto è arrivata al terzultimo posto, mentre il Nico Basket al sest'ultimo. Poi il gioco dell'incroce ha previsto questa sfida che si incrocerà con Roma Elite e San Martino di Lupari. Le due perdenti giocheranno per la salvezza dopo l'11 maggio. Bel fallo su Bona. Fallo della numero 11, Claudia Gobbo. Buono il primo, 13-19, che rimangono tali perché ha sbagliato il secondo libero. Zecchini prova all'entrata su Nerini, ancora Zecchini che è più reattiva, recupera il pallone, poi Gobbo che sbaglia l'appoggio e la palla torna nelle mani del Pontepugianese. 13-19, passaggio per Martina Luciani, Lazzaro nell'angolo, la bomba, siamo 16-19. Vantaggio ancora per Ponzano a 1.52, time out. Giada Colombo che è in palleggio, è appena entrata, anche la numero, funzione di passi di Coser, palla che ritorna quindi alle padrone di casa del Nico Basket Orzarente, Lazzaro. Luciani. Palla verso Bona, però marca bene e va direttamente a canestro Ciabattoni. 16-21. L'assenza in cabina di regina. Luciani, la prima bomba della gara per lei. 19-21. L'assenza di Innocenti, soprattutto per servire Bona. Per adesso si fa sentire. Sono stati tre passaggi errati per raggiungere la bomber di casa. Zanatta, no scusate, sempre Coser. Luciani, buono il canestro. C'è anche il tiro supplementare per il fallo. Siamo 21 a 23, questo è il punteggio.
adesso a 30 secondi dal termine del primo quarto, Luciani lunetta per il tiro supplementare. Buono anche questo. Si riprende, 30 secondi al termine del primo quarto, 22-23 esterno. Koser da 2, troppo sola lasciata la Veneta. 15 secondi, l'ultimo tiro, 3 punti sotto per Nico Basket. Fa tutto Giglio Toss, ma apre, sbaglia il passaggio e apre al contropiede avversario. Finisce 22-25 il primo quarto, tra 2 minuti la seconda frazione. Si riparte, 2-3 punti da recuperare per chi ha la palla in mano in maglia rosa. E la squadra di casa, Nico Basket, Orza Rent, Giglio Toss, piazza subito la bomba del pareggio. 12 secondi per arrivare alla parità. Colombo, marcata da Giglio Toss, ancora Colombo. E poi c'è il fallo di Giglio Toss. Primo libero per Giada Colombo, 26-25 esterno. Rientrano 27. Buona, fa fuori la guardia di Ciabattoni e butta dentro il pareggio. 80-27 pari. La bomba è partita da cosa? Anzi, era da 2. 27-29. Luciani che sbaglia il trappoggio. Poi Giari vorrebbe il tocco dell'avversaria. Lo chiede all'arbitro, però nulla di fatto, non cambia decisione l'arbitro, il signor Colombo. Fuori Nerini e dentro Tomasovic, sempre 2 sotto, siamo appena 1-10 dall'inizio del tempo. Zecchini, 27-31. Giglio Toss, questo è Giari, Tomasevic, si fa prima stoffare da Ciferini e poi adesso c'è il possesso alternato che ridà il pallone a Ponzano. Zecchini, Colombo, Colombo quasi perde la palla ma poi riesce a servire Ciferini che sbaglia un rigore sotto canestro.
quest'altra parte l'azione per tre quarti giocata bene, poi persa la palla nell'ultimo passaggio, palla che è tornata al Ponzano che è avanti di 4, Zecchini ancora in entrata, l'appoggio non è andato, possibilità per Luciani, sbaglia pure lei l'appoggio da sola sotto canestro, quindi Ciabattoni, palla che non va, ma il rimbalzo è di Ciferini, poi ancora Giglio Dos, e poi c'è il fallo di Zecchini. Un minuto di batti e ribatti, time out. Basket in attacco, buona raddoppiata, riceve il pallone al secondo tentativo, Luciani stoppata, buona, recupera il pallone, tira ma la palla non entra e quindi torna nelle mani del Ponzano Basket. Ciabattoni da tre, questo non va, sul rimbalzo però sono più leste la giocatrice avversaria, ancora un tiro da tre che non va. Buona. C'è il fallo su Buona. Hanno due liberi per Serena Buona. Lei sola che ha già 6:30 sul cronometro prima di andare a riposo lungo. E siamo al 28° punto per Nico Basket. Questo è il secondo, 29-31. Koser, ancora Koser, prova da lontano e prende la mira. 29-34. Passaggio verso Tomasovic, non è preciso di Buona, c'è il fallo poi della straniera che blocca il contropiede, siamo 29-34. Fuori Giglio Toss, dentro Nerini. Nerini, Buona. Canestro di Buona.
21-34, 5-30. Incredibile la coppia che non vede neanche il saltello. Signora Mura e il signor Colombo dormono sulla infrazione di passi. Questo è Lazzaro che sbaglia l'appoggio. 31-34, ultimi 5. Zaninea. Ancora un rimbalzo per la formazione ospite che sfrutta meglio la reattività delle sue giocatrici. Tomasovic. Lazzaro una mano per Giari, ma la palla è troppo lunga. Cambio. Ciabattoni. Fallo di Nico Basket. Con Mariotti che ha fatto il primo fallo. Bella difesa, buono. Buona difesa di Nerini che ha disturbato attacco avversario. Lazzaro si butta dentro, non trova nulla dall'arbitro sotto. Brotti, ancora Brotti che palleggia, passeggia, fa tutto. Giglio Toss, pareggio. Chi è? Ah, Giari, scusate, non è Giglio Toss, ma è Giari. Recupera un'altra palla Ciferini per Ponzano con la squadra veneta che va sempre in doppio tiro. Sbaglia il primo libero, realizza il secondo. Ora Lazzaro. Della Nico Basket è entrata con il numero 10 Vannucci, Tomasevic, Nerini, avanti di uno Ponzano, Nerini per Tomasevic, rimbalzo ancora per Nerini, sbaglia l'appoggio, però Ciabattoni tira giù il pallone e Ponzano ritorna avanti con questo canestro di Zecchini. Nuovamente più 3 Ponzano Veneto. Siamo a 2:16 dal riposo lungo.
tacque di Giari. .07 sul cronometro, più 3 per chi attacca in maglia verde, cioè il Ponzano Veneto. Una passeggiata. Decisione l'arbitro Colombo, è stata una netta stoppata sulla palla che poi è andata fuori. Buona sotto canestro marcata da Ciabattoni, non va però rimbalzo di Nerini, ancora buona che va al canestro per il 36-37, 1-14. Bello l'uso del corpo della piccola Nerini, che fa spazio a Serena Bona per andare al canestro. Brotto, saggio lungo per Zecchini, ancora Brotto da 3, palla che non va sul rimbalzo, ancora Ponzano Veneto. Colombo ancora che non va. Bravo Babi! Bravo Babi! 46 secondi, 8 decimi. Time out. Cinque secondi adesso per andare al secondo riposo, quello tra il secondo e il terzo periodo. La palla in mano al Nicolo Basket, 36-37, c'è il fallo di Brotto e anche il quinto per la... no, è il secondo per la squadra avversaria, quindi per lei è un terzo fallo però. Ciferini è entrata al suo posto, Bona, ancora Bona, Beffa, Ciabattoni e va a porta in vantaggio Nico Basket. Ciabattoni, Zecchini fuori da 3, palla che non va. Giglio Tosse, ultimi 8 secondi. Si incarta Giglio Tosse, pallone dall'altra parte e canestro allo scadere di Colombo. 38 Nico Basket, 39 Ponzano.
tutti negli spogliatoi tra 10 minuti il proseguo della partita.